di classe. Non dava tua vita, tu capisco io perché. Ah, il... Pronto! Sharon! Ma che fa? Ciao Ro, che come va? Sharon, siamo in televisione. Ro, aspetta, mi sa che ti devo richiamare, qua c'è un passolone, un anigiaidino che mi vanno a parlare. Vabbè, dai. È incredibile. Bacio, ciao, ciao. Allora, Sharon è la tipica palermitana, facciamo un applauso. Stiamo cercando di provare a farci raccontare qualcosa, però lei è sempre così. Allora, se devi raccontare qualcosa alla tua amica, raccontala a noi, dai. Vabbè, allora ve la racconto. Dai, forza, ti ascoltiamo. Insistiamo. Io ero alla fermata dell'autobus, tutta sudata, schifo della terra. Mamma mia. Sì. Tutto insieme vedo questa macchina, sai, di quelle belle, eleganti, di classe. Ma come si chiama? È una Porsche. Buona, ma mangiasse una bella brioche. Ha detto brioche. Ha detto Porsche. Oh, c'ha bagnato come mamma. No, lascia no, no, non ci penserà a mangiare. Insomma, questo abbassa il finestrino. Mi guarda, lo guardo. Insomma, si vedeva che aveva i soldi, era vestito bene. E mi fa: ma se le stelle stanno in cielo, cosa ci fa una stellina davanti a me? E tu alla parola stellina cosa hai risposto? Ci disse: stellina a mia! A mia, ma mi dirissi! Che io sono tutta la Via Lattea! Insieme a 9 giochi e mezzo per scuola! A Ciabani, tutte mi mangio, tutte! Tutte! Sharon! Vai, vai, raccontaci, raccontaci! Ma poi vai. Tra una parola e l'altra, questo mi fa: ma te lo vuoi fare un giro con me? Tu che gli hai chiesto? Se è giro pizza, ma non cuoio. Era giro pizza. Ma cuoio. Non è giro, ma giro, però, giro, non è sempre mangiare. Ma poi, insomma, questo si accosta, mette le quattro frecce, scende, viene da me. E da quale galantuomo? Mi fa il baciamano. Bello. Ma solo che io ero insevata di olio. Delle arancine che mi ero mangiata prima. Ah, vabbè, quindi mi scende con la mano e mi schino, gli ho dato un pugno che l'ho steso. Tipo pugilato. Ma secondo te ho gelato un caparancino facile? Non sto dicendo un gelato! Pugilato! È un'altra ma cosa. Ma la capisco, ne passa tu! Ma no, capisco, non puoi capire sempre cibo. E tu che hai fatto? Quindi? A quel punto che dovevo fare io? L'ho guardato, mi sono girata, sono scappata subito. E perché sei scappata? Ma stava che è una friggitoria! Sharon! Un'altra new entry di Sicilia Cabaret. Lei è proprio il prototipo siciliano per eccellenza, proprio. Ok, sì, ok. Sì. Che ha Cristi al salottino? Va bene, ragazzi, io sono ritornata da Sicilia 3 settimane fa e ancora non ho avuto tempo per prendere cura di me, quindi stasera ho invitato qui la mia estetista preferita, Chetty Woman! Chetty Woman, la sua fara mia, Chetty Woman, non tu è meglio mia, Chetty Woman. Ti si è scrollata un'unghia? Chetty ci mette la ciunga! Buonasera, signora Peruso! Buonasera! Sono contenta di vederla nel mio salotto! Grazie! Vabbè, lei ha scelto me perché lei lo sa, io sono l'estetista più brava del mondo! Ah, sì? Pensi, signora Peruso, che solo con questa? Io ci stacco i peli! Io ci stacco le pelli! Ok! E c'è tutto e ci sacco pure i chewing gummi sotto banchetto. Ma cosa stai dicendo? Setti ma che clienti schifo! Su ma non si fa così! Sì, sì. Però solo lei mangia le ciunga. Ah, no? No, vero? Ah, no, meno male, così per dire. Ah. La mia specialità, lei lo sa qual è? Ah, sì? È pittare le unghie. Ah, ok. Perché io nelle unghie ci faccio l'opera d'arte. Sì? Guardate che c'è qua. Ma non si fa così, vieni qua. Ma è un dito, signora Peruso, si scandalizza per un dito. Vedete questa? Sì. Questa è l'ultima scena di Da Vinci. Ma io non vedo nessuno. Ah, se ne sono andati senza pagare. Ma cosa sto dicendo? Ma è pazza. Ora questo conto lo devo pagare io. Ma cosa stai dicendo? No, io non pago proprio un bel niente. Ok. Signora Peruso, se per lei va bene, visto che lei oggi è venuta al mio sarotto per rifarsi le sue unghiette. Yes. Io oggi le vorrei applicare uno smarto che ho deciso, che ho creato proprio io e ho lanciato nella città più famosa per gli smalti. Dove? A Smalta! Ma pensa a te! Mi scusi, signora Peruso! Mi scusi un attimo, signora Peruso. Allora, il telefono, perché le mie clienti mi chiamano a qualsiasi ora, capisce? Vabbè. Io devo rispondere. Certo.
Salve signora Cetti, siccome tra poco mi devo sposare, ma ho le sopracciglia unite, le labbra screpolate, la faccia piena di punti neri, che trucco mi consiglia? Un trucco di magia, signora, cioè non so che cosa potrei fare adeguato. Sei d'accordo con me, vero? Certo. Direi. Beh, bravo. Quindi tu dai consigli ai tuoi clienti? Sì. Ah, va bene. Se mi manca la crema antirruga intorno dei occhi, lo posso utilizzare cetrioli? Certo, e anche quando ti manca tuo marito. Oh, ok, perfetto. Sì. Va bene, pensa a te. Hai visto come si trova bene, signora Peruto? Io stavo sempre utilizzando dei zucchini, ma ho imparato una cosa nuova. No, gli cetrioli, si sentite okay, bene, la Fruity Woman. Va bene. Va bene, signora Peruto, per oggi abbiamo finito. Ok. Io sono contenta di averla rivista, spero che lei ritorni quando vuole. Grazie. Soprattutto da me, che io ci do i consigli quelli belli. Ok. Ad esempio stasera, mm-hmm, se ti devi rifare il trucco, uh-huh, vieni da Cetti che ti ci metto un succo. Cetti Woman! La safana mia, Cetti Woman. Non tu è meglio mia, Cetti Woman. Allora, vediamo chi di voi, anzi cominciamo da Lello, se sai dirmi cos'è una parola polisemica. Aspetta, poli? Semica. È piena non di, guardare me, non... di semi. Cioè. No, piena di semi, che, è? Sì, che, ah? Che assume tanti... Ci arrivi? Tanti significati. Bravo. Esatto. Che ha un doppio significato. Certo. E nel siciliano noi ne abbiamo parecchie, tipo pacchione, certo, a Palermo significa grasso. Oppure... A Catania significa... Appunto, pezzo di pacchio, stiamo parlando di siciliano. Sì, sì. Poi ce ne conosci qualcun'altra? Boh. Tu? Beh, io essendo siracusano, quando sono venuto qua, lanzarisi. Siracusa a lanzare, graffiare, lanzare se vomitare. Me ne è venuto in mente. Vediamo? Non la posso dire. Te la dico io. Vulcano. Vulcano. A Catania vuol dire sia Etna che una monologhista che è un vulcano, un'esplosione. Visto che giro? Loredana Scalia! Sono consumata. Io non lo so perché mi sta venendo così difficile trovare un uomo. Cioè, alla fine, io che cosa chiedo? De farmi la storia con uno. Cioè, o meglio, intanto mi vuole fare a uno, poi se ci nasce pure la storia, che ben venga. Invece niente, l'altra sera sono uscita con Antonello, a questo l'ho conosciuto su internet, dopo settimane e settimane di corteggiamento, finalmente abbiamo deciso di vederci e ci siamo promessi una nottata di fiamme. Io per quella sera perciò mi sono vestita tutta sensuale e serbaggia, leggings leopardato, giacca tigrata, mutande zebrate, faccia da porca e culo da vacca, ero perfetta. Basta, prendi il telefono e ci chiamo, ci sei pronto? Antonello, dove ci vediamo? Non l'avessi mai fatto, bestia, iui e quando c'ho due mannai. Ma pensavo che mi dicesse, dammi l'indirizzo che ti vengo a prendere a casa. A quale? Dice, ci vediamo in via della Crocifissione alle 21. La via della Crocifissione si trova a 3 km da casa mia ed è tutta in salita. Comunque, scendo, io è patto. Giustamente io quella sera mi ero messo un tacco 12. Dopo 500 metri avevo ogni chiuduto opera che pareva un carrozzo sasizza. Cominciavo a culare tutto che pareva una sette velle quando la metto al sole. Comunque, sono arrivata all'appuntamento tutta surata e tutta ingrasciata. Lui era messo lì, ci busso, ci faccio, ehi! Hey! Perché mi disse, no amico, non ho soldi! Ci ho messo, qual amico, bestia, sono io, Loredana! Cioè ci ho dovuto fare vedere il documento perché non mi voleva fare salire, manco in macchina. Basta, salgo in macchina e partiamo. Avevamo fatto sì e no 2 chilometri, gli sta studa la macchina. Cioè sì, che fu? Dice, oh perdonami, ho dimenticato di ricaricarla, questa macchina è ibrida. E che vuol dire? Dice, metà è elettrica e metà benzina, e ora che facciamo? Cioè adesso guarda, io non lo so che facciamo, ma avete di risolvere in fretta, perché fra 2 minuti divento pure io ibrida. Dice, in che senso? Che per metà ti sorrido e per metà ti faccio un culo tanto. Dice, no, dice, non ti preoccupare tesoro, perché tanto qua vicino c'è un benzinaio, ora io vado a fare benzina e torno. Cioè, gioia, non è per farmi gli affari tuoi, ma qua vicino dove? Dice, a 5 chilometri, ma tu non ti preoccupare, aspetta in macchina. Se ci sono, non ti scordare che hai uccato, aspetta, tu vai. Senti, mentre vai da benzinaio, portati l'accendino e ti runo fuoco.
Dice, ma in che senso? Ci eravamo promessi una nottata di fiamme, appunto. Porto davanti col travaglio e ha cominciato bestia. Sono consumata. E c'è Sicilia Cabaret. E si continua! Andiamo avanti perché andiamo è lunga avanti, ancora. Sì, dai, sì, dai, sì, dai, sì, dai, andiamo dai. Avanti che la serata volge quasi al termine. Che chi è? Ah, vado a domani. Ma allora, si sa, nei teatri non si può fumare, esatto. Cioè, è normale. Ma tu sai cosa è? Vai. No. Vai. Claudione. Claudione. O Malanzeno del Leone. Mamma mia. Yeah. Non ci credete? Sì, ci credo. Ah, non ci credete? Ho detto sì, ti giuro, ho detto sì. A domani accendo che chi che sta facendo nemi. Dove? Che è successo? Stamattina scendevo con la macchina, cavacchino una banda. E non potevo passare perché chi so con solo ponte che aveva a fare la facciata. Cioè, se, oh, io non ne passare. C'è chi mi interessa a me, c'è un nuovo che c'è un ponte con solo. Cioè, se parla ancora, c'è dentro Roma e te di cancapa a me. No. Pazzi. No, perché... Travo freno a mano. No. Scendevo la macchina, sciacchianavo un capo puante, con una mano teneva Eddo e con l'altra mano pigliavo il giollo e ci attingevo io la faccia. Cioè, non un'ora e mezzo ci fanevo un travaglio proprio su, invece, a opera d'arte. Che malattino, eh? Che malattino. Aspiaggio. Aspiaggio, un finito. Poi scendevo, andavo capo cantere, c'è se Roma mattina. Si ho scende e trovate il ponte Gonzalo. A Chiano. E Verogna seconda mano. Cioè, perché io quando impazzisco, un mascantino! Sei proprio come me! Vieni qua! Prima di iniziare questo pezzo io devo chiedere scusa a tutti i siciliani, ci siamo caduti anche noi, ma purtroppo in questo periodo elettorale nella nostra città dobbiamo per forza, per recuperare qualche soldino, portare sul palco qualche candidato. Lo dobbiamo fare perché i soldi chissà come mai escono sempre in questi periodi, quindi io non ho idea di chi sia, ascoltiamolo qualche minuto e vediamo, speriamo che sia una persona brava, una persona elegante, speriamo che faccia qualcosa per questa città. Io non so chi sia. Alle prossime elezioni a sindaco votate e facete votare Piero Denze. Venga qua. Piero Denze al tuo servizio. E mammucco petalezza. Allora, dobbiamo parlare di programmi. Non ce n'è per nodo. No, dobbiamo parlare di programmi. E ora parliamo di programmi, quindi opposizione, mettete agnone. Io non sono l'opposizione. E fammi buscare un pane che devo fare il mio mestiere, che ho preparato il comizio. Vabbè. Che io devo fare il comizio. E allora, carissimi amici palermitani, Ho scritto. No, un te pigliare merete con so tua, perché scherzi io. Quindi... Ma figurati se voglio partecipare. Ho scritto due parole per voi. Vabbè. Perché soltanto io, che sono in number one, Madonna mia, candidandomi a sindaco, riso leverò. No, chi sto sbagliato è il riso leverò. Un riso non lo potremmo levare perché sennò arancene come si fanno. Quindi riso leverò, lo scancello. Riso leverò, ma cosa l'è? Riso leverò tutto attaccato. No, opposizione, accettate con ne capisci niente. Io scrivo riso metterò. A noi ci aggiungiamo ed è sempre buono. Riso metterò una fetta della popolazione che è sempre stata versata e papriassa. Versata e oppressa. Opposizione, non ne capisce niente. Riso parola mozza, riso. Versata e oppressa. Vabbè, facciamo... Bello, quindi i deboli. Ma quando mai? Chi? I tasci. Io darò parola a chi parola non ne ha avuto mai. E basta con queste etichette. E se vissuto tascio, e parla tascio, e canzone napoletane, basta. Infatti, come proposta di legge, metteremo il bonus impianto serio di macchine. Ma lei è impazzito, che bonus è? Così antuciamo, non ho cambiamento. Posizione, tutte le macchine con gli impianti stereo, ma che cosa... E allora, signori, noi stiamo cominciando ad accucchiare la giunta comunale, ci stiamo circondando di professionisti, speriamo, signori, speriamo. E posso già dire che abbiamo il primo nome per quanto riguarda l'assessorato allo sport, una persona che pratica lo sport da sempre nella specialità della corsa. L'assessore allo sport sarà Pino, detto 100 metri. Maratoneta? Ma quando mai fai scippare? Ma quella? Ma sei impazzito? E quando picchietto? Ma che assessore? Ma di che sto...
O se antociavolo, no, no, è la stessa cosa, no, solo che lo sta dicendo prima. Io porto benessere, porto, porto benessere. Problemi però non ce ne sono in questa città. Ma quando mai che ci sono problemi, impari, i miei problemi a scuola, su opposizione. Ma tutte le strade allagate. E l'allagamento è un problema, monchia. Minchia, l'allagamento è una fortuna. Perché noi, grazie agli allagamenti, faremo diventare Palermo la Venezia del Sud, ma signori. Sì. Ma no, ma sì. Opposizione, abbiamo già ordinato 1500 gondole. E lo sai che significa questo? Posti di lavoro. Ma tu ti immagini fare un gondoliere in Palermo? Ma allora, a parte che ti ricordo che piove 4 volte l'anno a Palermo. Perché tu un palermitano vuoi fare travagliere che ho 6-4 volte all'anno. Io poi tu benessere per tutto il resto prenderanno la disoccupazione. Non ce n'è per noi. Ma che cos'è? Uno lavora 4 giorni e si prende la disoccupazione. Il suo benessere. E allora signori, io per oggi ho finito il mio comizio elettorale. E ricordate, alle prossime elezioni vota Piero Denze per il tuo futuro. Che appena chiano mi fottu pure i chiavare un muro. Viva Piero Denze! Che programma è? Che programma è? Chi l'ha scritto?